È decisamente la partita più attesa di questo pomeriggio, quella tra Atletico Madrid e Ajax. L'Ajax ha dominato il Krasnodar vincendo 3-0, l'Atletico Madrid ha dominato sul Manchester United vincendo 7-0 e arriva subito dopo 3 minuti il gol del vantaggio del solito Morsiglio Fernandes, che va via di slancio a Graf, Van der Graf, e trova il gol dell'1-0. Poi ancora Morsiglio Fernandes, questa volta servito senza essere contrastato da nessuno, il capitano, il più anziano del torneo, nato il 1 gennaio del 2006, fa il suo secondo gol al 7° minuto, 4 gol in questo torneo per ora per lo spagnolo. Poi la traversa colpita anche da Paniagua Vaquero, il numero 3 dell'Atletico di Madrid. Si sveglia poi allora l'Ajax con il gol bellissimo, da vera prima punta, da parte di Konadu al 20° nel finale di primo tempo. Dunque la riapre l'Ajax, che riesce poi a trovare anche il pareggio poi nel secondo tempo. Qui però si divora il gol del 3-1 che avrebbe chiuso la partita, ancora Morsiglio Fernandes, che però avrà tempo e come di rifarsi. Eccolo qui il grande assist da parte di Franco Ruiz, non lo sfrutta però Fernandes. E allora O'Neill va col sinistro, chiude benissimo però Ceballos Chang, il suo specchio della porta, creando il volume, avanzando con il corpo. Qui molto bravo Ceballos Chang. Poi ancora un tentativo da parte di Konadu, guardate il salvataggio sulla linea di Dias Iguak, pazzesca davvero, è stata una bellissima partita quella tra Ajax e Atletico Madrid, salvataggio sulla linea, poi il tacco di O'Neill che favorisce Strock, che ci crede fino in fondo e va a calciare per il pareggio. Vanno tutti a esultare quelli dell'Ajax, anche perché il pareggio arriva al 19° del secondo tempo, quindi a un minuto dalla fine, ma l'Atletico non è mai domo. E soprattutto non lo è Morsiglio Fernandes, tripletta per lui, 5 gol, capocannoniere, vince l'Atletico Madrid 3-2.